In questa lezione cercheremo di approfondire come in Inghilterra si costruisce il parlamentarismo moderno. Tutto questo nel XVII secolo. Allora, la borghesia commerciale e mercantile europea era nata grazie all'aiuto delle monarchie, perché i monarchi preferivano appoggiarsi ai mercanti contro la loro aristocrazia, che era sempre avversaria in qualche modo dei monarchi, dei sovrani. Fino a un certo punto questa alleanza fra la monarchia e la borghesia commerciale tornò comoda agli stessi borghesi e agli stessi commercianti, ma a un certo punto fu evidente che un potere assoluto nelle mani del re sbagliato danneggiava l'economia. Il primo scontro fra monarchia e borghesia si ebbe proprio durante il Seicento in Inghilterra. Elisabetta I era morta senza eredi diretti, quindi venne scelto Giacomo VI Stuart come nuovo re d'Inghilterra, con il nome Giacomo I. In questo modo l'Inghilterra e la Scozia, di cui Giacomo VI era stato re, si fusero in un unico regno. Giacomo I era insensibile ai bisogni della borghesia commerciale, era interessato soprattutto alla sua corte. Si trovava quindi questo sovrano assoluto fuori tempo dentro una società in realtà molto dinamica, molto moderna, che era quella la società che aveva in qualche maniera creato Elisabetta I, un sovrano all'avanguardia rispetto ai suoi tempi. Le classi principali del paese erano i pari d'Inghilterra, che erano membri della Camera dei Lord, poi c'era la borghesia inglese e poi c'erano i piccoli contadini proprietari e gli artigiani. Questo è il nostro Giacomo I. La maggioranza della borghesia, così come buona parte del popolo, non si identificava alla Chiesa anglicana, ma professava il cosiddetto puritanesimo, che non sarebbe nient'altro che il calvinismo inglese. I primi contrasti con il Parlamento ci furono perché Giacomo I sperperava enormi ricchezze per le spese di corte, senza consultare il Parlamento. Nel 1617 il Parlamento cercò di mettere sotto accusa il primo ministro, ma Giacomo I sciolse il Parlamento stesso. Alla morte di Giacomo I, nel 1625, salì al trono il figlio Carlo I, che proseguì la politica paterna, esercitando il potere in modo assoluto. Nel 1628 Carlo I si trovò nella necessità di condurre una guerra contro la Spagna per difendere il predominio del commercio inglese. Fu costretto a convocare il Parlamento, ma appena venne fatto questo, i deputati denunciarono gli abusi del re. Questo portò a uno scontro diretto finché il Parlamento non portò all'arresto del re e di conseguenza uno scontro fra re e Parlamento, una guerra vera e propria. La guerra venne vinta dal Sir Oliver Cromwell, che con un nuovo tipo di esercito, la New Model Army, un esercito professionista, riuscì a sconfiggere le truppe di Carlo V nel Carlo I nella battaglia di Naseby e lo fecero definitivamente prigioniero. Cosa fare del re? Non si sapeva bene cosa poter fare del re, chi volevano decisamente salvarlo, come i parlamentari, chi come i puritani volevano abolire definitivamente la monarchia, chi come i livellatori cosiddetti sosteneva la necessità di assicurare il voto a tutti, in modo che il governo fosse espressione del popolo. Il fatto che il re provasse a fuggire
e riorganizzasse un esercito per combattere il Parlamento, venne visto come un attacco diretto contro lo Stato e portò alla nuova cattura del re, alla sua incarcerazione, a un processo contro il re e definitivamente nel 1649 alla prima decapitazione di un sovrano europeo. Era la prima volta che succedeva. Tutti i sovrani europei iniziarono ad avere un certo dolore qui intorno alla gola. In realtà l'Inghilterra repubblicana del Commonwealth non piaceva però a tutti. C'erano ormai 600 praticamente anni di monarchia che erano difficili da cancellare, tutt'al più, oltretutto, il Cromwell istituì una specie di dittatura vera e propria, utilizzando l'esercito da lui organizzato come uno strumento di repressione. Tant'è vero che oltretutto nel 1653 sciolse addirittura il Parlamento. Nel 1658 il potere passò al figlio di Oliver Cromwell, che però non si sentì in grado di fronteggiare la reazione del Parlamento, la fazione monarchica, e lasciò l'incarico. A questo punto l'Inghilterra, gli inglesi, decisero di richiamare il figlio del re decapitato, Carlo II. In un primo tempo Carlo II cercò di rassicurare il Parlamento, ma teniamo bene in mente queste date. 1672, dichiarazione di indulgenza. Il re riconosce ai cattolici la libertà di culto. Il Parlamento, prevalentemente anglicano, non lo accetta. Tant'è vero che nel 1673 emana una legge, il Test Act, con la quale vieta ai cattolici di ricoprire qualunque carica pubblica. Oltretutto, il problema era che Carlo II non aveva eredi maschi. Suo fratello Giacomo era cattolico. Il Parlamento cercò di approvare leggi che ne impedissero completamente la successione. Il Parlamento venne sciolto, il re disse nuove elezioni, nella speranza che i nuovi parlamentari adottassero delle leggi e degli atteggiamenti più, moderate nei suoi confronti. Il nuovo Parlamento invece nel 1679 emanò l'Habeas Corpus Act, che vietava a qualsiasi autorità, compresa quella del re, di fare arrestare chiunque senza l'approvazione di un giudice imparziale. È la fine dell'assolutismo del re. Giacomo II sale al trono alla morte del fratello nel 1685 e inizia tranquillamente a agire a favore dei cattolici. Abolisce il Test Act, limita l'applicazione dell'habeas corpus, costituisce un esercito personale per affrontare una rivolta, inizia a perseguitare la Chiesa anglicana. Nel 1688 addirittura fece battezzare suo figlio. A questo punto il Parlamento decise di estromettere il re e si sviluppò quella che è chiamata la Glorious Revolution, una rivoluzione pacifica che portò alle dimissioni del re. Infatti Giacomo II dovette fuggire in Francia e venne richiamato Guglielmo III d'Orange, che aveva sposato la figlia primogenita di Giacomo II e che quindi in qualche maniera è imparentato con gli Stuart. Il Parlamento richiamò questa nuova coppia reale e gli fece accettare il riconoscimento dell'indipendenza del Parlamento, il riconoscimento della libertà religiosa, l'indipendenza dei giudici.
Quindi il re diventava re a patto che riconoscesse l'autorità del Parlamento. Era la prima volta che un Parlamento nominava un re. Guglielmo d'Orange e sua moglie Maria Stuart dovettero sottoscrivere la Dichiarazione dei diritti, The Bill of Rights, redatta dal Parlamento stesso nel 1689. Che poneva tutta una serie di impedimenti all'azione del re. Il re non avrebbe più potuto sospendere leggi del Parlamento, non poteva avere un esercito personale, il re non poteva imporre tasse senza il consenso del Parlamento, il re doveva rispettare libertà di pensiero, di parola di ogni membro del Parlamento. Era chiaro a questo punto che in Inghilterra di poteri ce n'erano due. Ma uno era sottomesso all'altro e il potere fondamentale era quello della borghesia parlamentare che aveva creato una vera e propria monarchia costituzionale in cui il potere del re era subordinato a quello del Parlamento e quello del Parlamento era basato sull'economia e sul commercio. Questa immagine rappresenta il nerbo del commercio inglese in quegli anni, gli enormi East Indiamen, enormi navi da carico ma anche da battaglia, perché univano gli antichi galeoni spagnoli alle veloci navi inglesi. Erano navi velocissime, erano navi con pescaggio addirittura minimo, ma quindi con una grande velocità, con una velatura immensa. E avevano la possibilità di imbarcare, oltre a enormi quantità di merci, grandi quantità di armamenti. Quindi erano delle vere e proprie fortezze galleggianti che permettevano di commerciare e attaccare le altre navi oltre che difendersi. Le compagnie di navigazioni e non la monarchia possedevano queste navi. E su queste basarono la loro enorme ricchezza in questo secolo.